Maria Teresa e Grazielli sono stati segretari di mio padre e quindi mi commuove che siano presenti. Per il resto ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha ospitato, ringrazio un deputato che ahimè io tifoso del Toro, ma io ho votato e quindi mi schiero chiaramente in questo senso. Incombe anche Campini. Campini incombe ed è anche citato nel libro perché, credo ci fosse anche tu, ci ha costretto quando eravamo a Valdieri a attraversare un fiume e infognarci in una strada assolutamente che non riuscivamo a tornare indietro, quindi per colpa sua abbiamo dovuto guardare un fiume gelato a meno 10 gradi tipo Leonardo DiCaprio nel Titanic, ed è colpa di questo signore qui, il medico del Torino. Dire che si chiamava Campini e non Laghetti. Ci sono tante persone, c'è una delle figlie di Chetti Puglia, Barbara Bracco, che è la figlia di un direttore del anche diretto alle Toro per anni, vendendo anche 12-13 copie l'anno, che sono successi importanti, e niente, c'è la questa signora qui che sorride, che è la presidentessa, perché adesso preferisco dire presidentessa che presidente, mi piace di più per andare in culo a certe persone, presidentessa di Toborgo. Vengo anch'io, l'ho già detto, e gli altri, c'è il Purilu che è citato nel libro perché ha tenuto Peruzzi Pulici in una specie di buon ritiro a Lemie quando è stato lasciato dal Torino ed era praticamente in depressione, perché sostanzialmente era così, e quindi ha badato a lui in quel momento dell'82 che è stato lungo e coso. Ringrazio i giornalisti presenti e ringrazio Bonetto dello Stampo, ma non siamo parenti, neanche cognati, che adesso dà ancora più risultati positivi essere cognati. Federico ovviamente l'ho già detto prima, a sto punto potrei salutare gentilmente tutti, ringraziare tutti e... Allora,